Pokémon X e Pokémon Y, i primi e finora gli unici giochi Pokémon ambientati nel continente europeo, in particolare in Francia. Un continente, quello europeo, che ha vissuto sul suo territorio una tra le peggiori disgrazie che l'uomo sia mai riuscito a concepire, la Seconda Guerra Mondiale, ed in particolare la furia omicidia di Adolf Hitler. Cosa c'entra tutto ciò? Tra poco lo scoprirete. Il Team Flair, uno tra i team malvagi più odiati dei giocatori di Pokémon, eppure nasconde alcuni particolari raccapriccianti. Questa teoria che vi sto per esporre è probabilmente una delle più veritiere che siano mai state formulate in ambito Pokémon, e forse arriverete addirittura a rivalutare il Team Flair, perché molto probabilmente essi sono ispirati al nazismo ed Elisio, il loro capo, rappresenterebbe il temutissimo Adolf Hitler. Partiamo dalle informazioni basilari. La sesta generazione è ambientata in Francia, nazione che durante la Seconda Guerra Mondiale venne invasa dalla Germania nazista. Fin qui nulla di particolarmente assurdo, ma d'ora in poi la situazione si renderà molto più interessante. Il condottiero tedesco Adolf Hitler è conosciuto ai più per aver generato il più grande sterminio della storia della razza umana, la Shoah. Analogamente al suo ideale di ripulire il mondo da quelli che egli considera parassiti, Elisio sostiene di voler deturpare l'umanità, disgustato dalle guerre e dalle ingiustizie che regnano in esse, lasciando in vita solo determinate persone, ossia le reclute del Team Flair. Esse, come al tempo ragionavano gli ariani, si credono superiori a chi invece non fa parte della loro organizzazione. L'accostamento ariani reclute del Team Flair è ancora più evidente se osserviamo lo sprite di battaglia delle reclute stesse, che assume una posa perlomeno simile a quella del saluto nazista. Inoltre, i colori delle divise dei membri di questo team malvagio sono gli stessi presenti nella bandiera della Germania nazista, per intenderci, quella con la svastica. Ma è l'atto finale della storia di Pokémon X e Y che fornisce un'ennesima coincidenza. L'1 maggio 1945, Adolf Hitler, nel suo bunker nel sotterraneo, si suicidò insieme alla moglie dopo aver ucciso i suoi 6 figli. Citando le testuali parole di Elisio: l'arma suprema è rimasta quasi senza energia. Ne è rimasta appena per poterla utilizzare un'ultima volta. Dopo queste parole, l'arma suprema farà saltare in aria il bunker sotterraneo di Elisio, sottointendendone il suicidio. L'accostamento con il Führer pare essere immediato. Nonostante ciò, l'ultimo fattore che prova questa teoria è il più macabro e raccapricciante. Conoscerete sicuramente l'Holovox, il marchingegno ideato da Elisio stesso. Dovete sapere che in inglese quest'ultimo si chiama Holocaster. Per chi non ci fosse ancora arrivato, la Shoah, il genocidio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, è chiamato anche Olocausto, in inglese Holocaust.